Dopo la pandemia il carnevale è tornato a disegnare di coriandoli le vie di San Giovanni Gemini e Cammarata e la festa laica per tradizione, la cui radice sarebbe da ricondurre al Carrus Navalis, ossia il carro di Iside, dea della luna, portata in processione come patrona dei navigatori su un battello a ruote tra le danze e i canti della popolazione nelle città di mare o fluviali il 5 marzo, oppure, secondo il basso latino, Carnem Levare, con riferimento ai giorni che precedono la Quaresima, periodo di digiuno nelle religioni cristiane. Mascherine, stelle filanti e tanta musica hanno fatto da cornice ai balli di adulti e bambini durante la sfilata dei carri allegorici allestiti per la manifestazione carnevalesca del 2023. Così, nei due comuni in provincia di Agrigento, nel cuore dei Monti Sicani, il carnevale è tornato a regalare spensieratezze e sorrisi a margine del periodo Covid in cui la manifestazione è stata sospesa. Una processione profana di danze e canti che ha unito le vie di San Giovanni Gemini e Cammarata a partire da domenica scorsa con la tradizionale prima sfilata dei carri allegorici. Martedì invece la seconda e ultima kermesse con le maschere che hanno concluso la serata, come sempre, in piazza Largo Nazareno, nel centro storico di San Giovanni Gemini, dove si è ballato e cantato fino a notte fonda. Non è mancato il divertimento, il tradizionale sberleffo e la presa in giro tipica del carnevale, che con il tempo ha mutato la propria essenza, mantenendo inalterata quella malinconica, dolce sensazione di un tempo antico.